Ecco Stella che sta arrivando. Ci siamo tutte finalmente. Spero che tu mi abbia fatto correre fino a qui per dirmi qualcosa di veramente importante, Bloom. Stavo finendo di riordinare la mia collezione di scarpe. Un impegno che richiede molta concentrazione. Già, tenere il conto di quante ne ha richiede un grande sforzo mentale. Quello che ho da dirvi è una cosa molto seria, ragazze. Davvero? Dobbiamo preoccuparci? Era già un po' di tempo che ci stavo pensando. Dopo quello che è accaduto la volta scorsa. Ho deciso di lasciare la scuola di Alfea per sempre! Oh. Ma quello è stato uno stupido incidente! E poi al diavolo il tuo amico, dimentica Brandon, Sky o come cavolo si chiama! Tu sei unica, Bloom! Hai dei grandi poteri, Bloom. Non sprecarli. Non ti capisco, vorresti mollare tutto proprio adesso senza sapere come andrà a finire questa storia! E le tue origini misteriose? E il segreto della ninfa Daphne? Non mi importa più niente, Tecna. Preferisco non sapere e chiudere gli occhi su tutto. Io non appartengo a questo mondo e ogni giorno che passa ne sono sempre più convinta. Pensa bene a quello che stai facendo, Bloom. È una decisione importante. Ci ho pensato bene, Flora, e non cambierò idea. Brandon è un bugiardo e mi ha ingannata! Ha finto di essere uno scudiero e mi ha nascosto la verità! Forse è anche perché io non sono una principessa. Qui sono tutti così meravigliosi, Kiko. Mentre io... non so neanche chi sono. Le ragazze capiranno. Kiko, mi dispiace tanto. Vieni, è il momento di andare.
Addio per sempre, Magix. Proprio così vi dico. Oh. Ha detto addio per sempre, Magix, ed è scomparsa. Se n'è andata, dunque. La fatina si è arresa, finalmente. Ed è tornata a casa. Questa è l'occasione che aspettavamo. Da sola e senza le sue Winx, sarà un bersaglio ancora più facile. È il momento di trasferirci a Gardenia, sorella. Devi darci spiegazioni, Bloom. Lo sai che abbiamo fiducia in te e rispettiamo sempre le tue scelte. Sì, lo so, papà, ma ho paura di avervi deluso. No, piccola mia, ma cosa stai dicendo? Se hai preso questa decisione, avevi le tue buone ragioni per farlo. Ma io così ho perso un anno di scuola. Sarei dovuta andare al liceo come volevate voi e invece guardate cosa ho combinato. Voi siete buoni con me, ma so che non state dicendo la verità. Dimenticate che con i miei poteri posso vedere le vostre aure. Al liceo puoi andarci l'anno prossimo. Siamo contenti che tu sia qui, Bloom. La nostra Bloom non è ripartita per la scuola delle ragazze speciali. Non dirmi che sei qui in vacanza anche stavolta. Ciao, Mizzi. Insomma, vuoi smetterla di seguirmi? Lasciami indovinare, ti hanno buttata fuori per scarso rendimento, eh? Me ne sono andata. Mettila come ti pare, in ogni caso hai fallito. Magica Bloom, nel mio cuore tu vivrai. Quando tu tornerai nei cieli blu, fata sarai, il segreto scoprirai e saprai dove nasce il sogno che tu hai. E finalmente saprai tutto di te, Magica Bloom. Perché non sono stata avvisata? Ma ecco, noi pensavamo che non me ne sarei accorta. Che cosa pensavate di fare? Di tenermi nascosta la fuga di Bloom da Alfea? Voi siete le sue migliori amiche. Ma l'avete lasciata andare senza fare niente per fermarla. No, questo non è vero. Signorina, non si permetta. Non si preoccupi. Lasci andare, Griselda. Di quello che è successo ne riparleremo. Potete andare. Avete sentito cosa ha detto la preside? L'avevo detto io che dovevamo avvisarla. E se Bloom alla fine avesse cambiato idea? Se fosse tornata indietro? Ma non l'ha fatto. Svegliati, Stella. Se n'è andata per sempre. Allora io la farò tornare ad Alfea. Un mazzo di garofani rosa? Mi dispiace tanto, signora Jeeves, ma credo di averli terminati. No, mamma, qui ce ne sono ancora. Ecco i suoi garofani rosa, signora Jeeves. Oh, grazie. È utile avere un'aiutante magica come te, Bloom. È un trucco che mi ha insegnato Flora. Ti mancano tanto le tue amiche, vero? Sapevo che non sarebbe durata molto. E così la piccola non è più una fata. Ma questo non è il suo mondo e tra poco entreremo in azione noi. E la nostra fatina avrà finito di soffrire. Vedrai, un po' alla volta riuscirò a riabituarmi alla vita di Gardenia. Ho fatto la scelta giusta, vero? Grazie tante, Kiko. Sei proprio un amico. Ehi!
Bloom, ma sei impazzita! Sei peggiorata! Ora parli da sola! È sicuramente meglio che parlare con te, Mixi! Come siamo scorbutiche stasera! Per caso hai preso un brutto voto a scuola? Oh, che stupida! Dimenticavo che tu non vai più a scuola! Ci vediamo! Recupererò l'anno prossimo! Sarai sempre un anno indietro! Insomma, Mixi, ma perché non mi lasci in pace? Fai finta che io non esista! Ma tu non esisti, Bloom! Tu non sei niente! Ora basta, questo è troppo! Ora smetterà di darmi fastidio! Scappa, Bloom! Buonasera, Bloom. Siamo venute a trovare i tuoi cari genitori. Posso darti del tu, vero, Bloom? E ora prenderemo ciò che ci spetta di diritto, con le buone o con le cattive. Forza, orco! Fai il tuo dovere! Ma dove pensi di andare? Stormy, pensaci tu! Con molto piacere! Meglio tornare a casa. E va bene. Venite con me, ragazze. Abbiamo un'altra carta da giocare. Un'altra carta da giocare. E i miei genitori! Come sei lenta, ce ne hai messo di tempo per arrivare. Mamma, papà, lasciatele libere, perché ci fate questo? Vogliamo farti il dono della normalità, piccola cara. Prenderemo il tuo potere. Non avrete proprio niente da me, voi siete streghe malvagie e spietate. Risposta sbagliata. Come sei ingenuo! Ed ora facciamola finita! Arrenditi, Bloom! È inutile resistere!
Sai, mia cara, le nostre tre antenate distrussero l'intero regno di Domino per ottenere la fiamma del drago. Ne avevano capito il potere ed erano disposte a tutto per ottenerla, senza avere pietà per nessuno. Ma la ninfa Daphne, tua sorella, si interpose mettendoti in salvo. Daphne! Sì, lei, e la eliminarono. Ma prima riuscì a metterti in salvo in un luogo sconosciuto. E voi, che cosa avete a che fare con le vostre antenate? Noi riusciremo dove loro hanno fallito. Dico bene, sorelle? Giusto. Giusto. Loro erano vecchie e stanche, noi siamo giovani e determinate. Io non ve lo permetterò. Tu cosa? Non mi sembri in condizioni di fare minacce, mia piccola principessa. Principessa? Oh, che tenerezza, la principessina non sa ancora niente della sua discendenza. Tu sei la figlia della famiglia reale, ultima erede del trono di Domino, la custode del potere più grande dell'universo. Un potere che tra poco sarà nostro. Accomodati, sorella. Non aspettavo altro. Questa volta nulla potrà fermarci. Siete pronte, sorelle? Puoi scommetterci. Ora è venuto il momento. Tra poco saremo in possesso del potere che ci renderà le streghe più potenti dell'intera dimensione magica. Cosa aspettiamo ancora? Sono impaziente! Vamo! Molto bene. Ma cosa è successo? Niente, stupido orco. È ora di andare, sorella. Non so com'è successo, era un motorino. Che dici, Vagasol? Papà. Guardate. Oh no, ancora loro. Ma cosa ti è successo? Stella, le streghe sono state qui. Oh. Mi hanno battuta, mi hanno portato via i poteri mentre ero svenuta. Non preoccuparti, Bloom, torna ad Alfea con Stella, lì troveranno il modo di aiutarti. Tu sei una delle fate più potenti di tutti i tempi, Bloom. Reagisci, non arrenderti. Vedrai che troveremo una soluzione per i tuoi poteri e fermeremo le malvagie Trix per sempre. Noi siamo con te, figliolo. Ti voglio tanto bene.